Presidente Cirio, oggi è una giornata importante per Quernier e per il Canavese, una data, il 9 di gennaio, per la riapertura, seppur parziale, di questo pronto soccorso. Sì, il pronto soccorso riapre come forma di posto di primo intervento, vuol dire la possibilità di curare qui tutti i codici bianchi e i codici verdi, vuol dire le persone che hanno determinati tipi di esigenze, ma nella media regionale sono circa l'80% le persone che hanno queste esigenze quando vanno al pronto soccorso. Quindi stiamo dando finalmente una risposta a 8 persone su 10, le altre due verranno prese e portate negli ospedali più idonei, che può essere quello di Ivrea o altri ospedali, attraverso un sistema che dalle 20 di sera alle 8 del mattino garantisce la copertura con una ambulanza medicalizzata, vuol dire con infermiere e medico a bordo, proprio perché nessuno venga lasciato solo. E per me questo era un punto importante. Il pronto soccorso era chiuso a causa Covid, chiuso da più di 2 anni, oggi riparte. C'era un periodo in cui si chiudevano ospedali e servizi e c'è finalmente questo nuovo periodo che noi incarniamo, dove riaprono i servizi, perché il diritto alla salute è uguale per tutti, che tu viva in Piazza Statuto a Torino oppure a Frassinetto, devi avere lo stesso diritto e noi abbiamo lo stesso dovere di garantirtelo. Un primo punto, poi si spera di ritornare ad avere un pronto soccorso H24. Sì, più che una speranza è proprio un cronoprogramma. Noi abbiamo dovuto fare 76 gare per riuscire ad arrivare a individuare il personale necessario per tenere aperto il punto di primo intervento. E queste gare sono state fondamentali e finalmente, grazie anche alla capacità dell'azienda, abbiamo il personale necessario, ma con un programma ben definito, per cui il secondo passaggio sarà il completamento H12 del pronto soccorso vero e proprio per arrivare poi all'H24. E l'ospedale di Ivrea? Beh, l'ospedale di Ivrea è già scritto, noi lo realizzeremo, abbiamo trovato i soldi, li abbiamo trovati a Roma, li abbiamo messi nel cassetto in sicurezza e oggi stiamo definendo il luogo migliore. Luogo migliore che viene preso e viene definito oggettivamente sulla base di uno studio che al momento è già stato effettuato e che dà alcune valutazioni di idoneità su un'area più in Ivrea, nell'area Montefibre, un'area anche fuori Ivrea, nell'area cosiddetta Ribes. Una di queste due aree che la Ribes ha avuto una serie di segnalazioni di potenziali criticità, ripeto, potenziali criticità che vanno verificate in tema di sicurezza idrogeologica e quindi abbiamo disposto un supplemento di indagine alla nostra difesa del suolo che entro novembre ci dirà qual è la portata di queste caratteristiche, se sono risolvibili e quanto costa risolverli, in modo che entro la fine dell'anno serenamente col territorio si faccia la scelta migliore. Thank you.